Uè, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Infiltrato, la serie che indaga su alcune tra le community più controverse del magico mondo di internet per scoprirle un po' meglio proprio dall'interno. Giugno è da ormai diversi anni il mese del Pride e di diverse manifestazioni LGBTQ+, quindi non potevo non dedicare una puntata alla discriminazione e all'omofobia, che sono due tra gli sport più praticati nel nostro beneamato paese. Se nel corso del video vi renderete conto che vi piacciono i miei canali, vi invito ad iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare un mi piace, perché no, un commentino, anche perché questa è solo la prima parte del video dedicato al famigerato gender, così verrete avvisati quando uscirà la seconda, poi tra una settimana. Bando alle ciance, sigla! A differenza delle altre puntate, ho avuto un po' di difficoltà a mettere in piedi una puntata strutturata, perché a differenza di tutte le altre community sulle quali ho indagato fino ad oggi, non esistono, o almeno non ho trovato, gruppi su Telegram o Facebook interamente dedicati alla discriminazione sessuale. Ce ne sono, perché l'umanità fa comunque schifo, però sono pochi e spopolati. Tuttavia, amici miei, aspettate un attimo prima di fare il vostro tour delle sedi di Casa Pound agitando i vostri copricapezzoli arcobaleno e sparando Lady Gaga dal vostro ghetto blaster glitterato a tutto volume. Perché questo non vuol dire che l'omofobia sia magicamente sparita all'improvviso nel nostro paese. Quello che ho fatto è quindi un viaggio nel tempo, ritornando nelle community che vi ho già presentato nel corso della prima stagione dell'Infiltrato, che potete recuperarvi tramite l'apposita playlist sul mio canale, per raccogliere un po' di testimonianze cariche d'odio, frustrazione e disinformazione pilotata. Tenetevi forte, si parte! Iniziamo la nostra discesa negli inferi e nell'oscurità dalle comunità pro-vita, da sempre molto attente all'attualità e dalle principali lotte per la società nel nostro paese. Disney, ecco le parole dei dirigenti sull'agenda gay. Durante una riunione riservata della Disney, alcuni tra i massimi dirigenti hanno ammesso l'esistenza di una vera e propria agenda gay, promossa tramite i cartoni animati per bambini. Oh no! Dove andremo a finire? Cara Disney, il tuo lavoro è intrattenere i bambini, non indottrinarli con l'ideologia gender. La Walt Disney sta inserendo personaggi ed elementi gender e LGBT nei suoi cartoni animati per promuovere una vera e propria agenda gay. Oh no, la sta già mettendo in pratica! Adesso nelle scuole arriveranno i diari coi cazzetti già disegnati e pronti da colorare! Ma che dico, la Disney vuole che il 50% dei suoi personaggi sia LGBT! Basta indottrinare i bambini! Firma adesso la petizione! Non ti puoi distrarre un attimo, mannaggia! Disney sempre più nel baratro arcobaleno! Oltre la metà dei personaggi sarà LGBT! Cacchio, ma allora è già tutto deciso! Basta, devo muovermi o altrimenti tra un altro paio di messaggi ci sarà Topolino che si incula i bambini all'ingresso di Disneyland. Vado subito a firmare la petizione. Firma subito questa petizione per protestare contro l'agenda gay che la Disney ha ammesso di promuovere tramite i suoi cartoni animati, con l'inserimento di personaggi ed elementi LGBT e transgender per influenzare la mentalità di milioni di bambini in tutto il mondo. Ok, firma qui, vado, allora inserisco paperino pluto 20032 papepluto @libero.it. Ok, 26.054 su 26.500, ci siamo, sai che c'è, io firmo un'altra volta. Paperino pluto 20032 papepluto @libero.it, sì, ok, sempre, 26.055 su 26.500. Yeah! Ah, ovviamente la notizia è falsa, ma serve che lo specifichi. Cioè, semplicemente la Disney ha detto di voler rappresentare maggiormente tutte le minoranze ad oggi sottorappresentate, non solo LGBT. E tra l'altro l'ha fatto in risposta a un'accusa di non prendere posizione in riguardo ad una legislazione anti-LGBT proclamata in Florida. Quindi proprio si sta ribaltando la situazione. Nonostante quindi la notizia sia falsa e nonostante i sondaggi con mille magheggi in cui si può votare infinite volte sotto falsi nomi e con il quorum che viene progressivamente aumentato in base al numero di risposte ricevute, i nostri amici pro-vita hanno trovato alleati molto potenti nel panorama italiano. I complottisti di Canon Italia.
Baci homo nei cartoons, metà dei personaggi dei film che saranno LGBT, pronomi correct nei parchi a tema, la svolta Disney verso la propaganda queer fa infuriare le famiglie USA, che disdicono abbonamenti in massa. Oh no, fioccano disdette in massa! Abbiamo provato, dai. Ora dimmi, dove sta nella loro testa a quell'età la parola sesso se non gliela infiliamo a forza noi adulti? Non pensavo di doverti ricordare che il loro unico scopo è di normalizzare la pedofilia, ma evidentemente mi sbagliavo. Volevano LGBTP e dopo l'insurrezione, per fortuna, del mondo gay, ci hanno ugualmente fregati, sostituendo la P con il plus. LGBT pedo, secondo loro. Comunque, non si dica che in QAnon ci siano solamente degli odiatori seriali, eh. C'è anche gente molto propositiva, che proattivamente vuole aiutare la Disney suggerendo anche nuovi nomi a Disneyland per attivare nuove campagne marketing per attirare nuovi clienti. Pedofiland! Caghineriland! Tutti sul ciapping culo! Non lo so, non mi sembra molto accattivante come nome. Ci devo pensare. Lasciate stare i bambini, non dovete nemmeno nominarli e lasciarli crescere in santa pace. E se ci sono delle cattive famiglie etero, allora non giustifica il fatto di poter fare ancora più confusione nella testa dei bambini, storditi succubi della televisione pedosatanica. Freestyle! Ma torniamo ai Provita e alle loro raccolte firme assolutamente oneste. Tipo questa su Sanremo, con oltre 30.000 firme raccolte per poi presentarsi in 10 davanti alla sede Rai. Oh, si vede che gli altri ci avevano da fare. Il nemico odierno è la schwa, la famosa desinenza neutra che sta distruggendo la nostra società. Parentesi, pure a me sembra una cagata, eh. Amici conservatori, ora anche voi potete iscrivervi al mio canale. Vi aspetto. Attenzione, consegna firme! Domani consegneremo al Ministero dell'Istruzione la petizione contro l'uso di asterischi, neutri, simboli e lettere come la schwa nei documenti ufficiali delle scuole per eliminare i riferimenti al maschile e al femminile in ossequio all'ideologia del genere fluido. Siamo davvero a un passo dalle 20.000 firme! Ci aiuti a raggiungere l'obiettivo firmando ora? Grazie! Firma subito questa petizione per chiedere ai ministri dell'Istruzione, della Pubblica Amministrazione e dell'Interno di emanare circolari urgenti per impedire che scuole, uffici pubblici e amministrazioni locali adottino asterischi, neutri e schwa nei loro documenti ufficiali. Urgenti! Perché sono quelle le priorità per l'istruzione italiana, non la carenza cronica di professori, i concorsi scritti con il culo, l'assenza di meritocrazia, le classi pollaio e le scuole che cadono a pezzi. La schwa, un'emergenza, una cosa che non usa nessuno. Io vado subito a firmare! Ovviamente l'obiettivo delle 20.000 firme è ormai superato ed è stato aumentato nel tempo. Ma che dico nel tempo? È cambiato pure nel giro di una settimana. Oh, comunque io firmo. Schwa cattiva 10.000 schwa @virgilio.net e si vola! Yeah! Ma cambiamo un po' ambiente, dai, torniamo dai nostri amici complottisti. Gli instancabili hacker di QAnon hanno infatti recuperato il manifesto ufficiale gay, il testo depositato al Congresso americano nel 1987 e ristampato nel 2021. Ma sì, pubblicato al Congresso, ristampato chissà dove, in qualche copisteria di Casal Pusterlengo con stampa fronte retro in bianco e nero per risparmiare, probabilmente. Ma non perdiamoci nei dettagli, su. Sodomizzeremo i vostri figli. Noi li sedurremo nelle vostre scuole, nei dormitori, nelle palestre, negli spogliatoi, nei palazzetti dello sport. Noi siamo ovunque, siamo infiltrati nei vostri ranghi, perché siamo in mezzo a voi. Loro vogliono i nostri bambini. We are coming for your children. Stiamo venendo per i vostri bambini. Li convertiremo una volta per tutte. Non c'è via di fuga. Veniamo per i vostri bambini. L'agenda gay sta tornando alla carica. Pensate che corromperemo i vostri bambini? Bene, per una volta avete ragione. I gay vogliono insegnare a non odiare? Proprio loro che hanno pubblicato il manifesto rivoluzionario gay, pieno d'odio e di minacce. #LGBT, #pedofilia, #zan. Sono parole di puro odio e violenza verso i più deboli, i bambini. Il primo passo verso tutto questo è il DDL Zan. Ora capisci perché Putin li ha resi illegali? Oh mio Dio, ma sono proprio parole cariche d'odio!
stampate in un articolo satirico che ironizzava sulla demonizzazione degli omosessuali nel 1987, dove era scritto in grassetto che non si trattava di nessun manifesto serio di nessuna associazione omosessuale. Come cavolo è possibile che qualcuno ci creda davvero? Come? Ungheria, approvata legge che vieta promozione omosessualità ai minori. Amnesty, duro colpo agli psicotici LGBTQ. L'Ungheria protegge i bimbi dai pedofili. Sono proprio sicuro che Amnesty International si sia espressa così. Ungheria, approvata legge che vieta la promozione dell'omosessualità ai minori. Amnesty International, duro colpo ai diritti LGBTQ. Ecco, infatti. Vabbè, a sto punto anch'io voglio pubblicare una mia versione dell'articolo. Olè, ora è perfetta. Comunque, sulla notizia ci ho fatto un video tempo fa. È una cosa ormai stagionata, in realtà, di un po' di tempo. Comunque, se volete, ve lo lascio linkato in descrizione. Se riesco, anche qua sopra. Ora invece ci troviamo in Georgia, dove la popolazione conquista l'ufficio della comunità LGBT incriminando gli occupanti di propaganda omosessuale dannosa per i bambini. L'ufficio della comunità LGBT. Palazzo Gender. La popolazione si ribella per lo scempio di orge LGBT in TV, danneggia lo sviluppo dei bambini. La marcia della popolazione intollerante prosegue con il sequestro degli smartphone dei giornalisti, chiedendo a gran voce stop alle orge omosessuali nelle TV e nei siti internet aperti a tutti. Se devo essere sincero, mi disturba come certa gente prenda una news e senza vergogna la tarocchi per adattarla alla propria narrativa, ma tra l'altro proprio ribaltandone il significato, come in questo caso. Qua tra l'altro c'è pure un morto, un giornalista, ma vabbè. La verità ormai è un concetto vintage. Ma cambiamo aria e torniamo dai nostri amici Novax, che va detto, non sono tutti omofobi, è solo la corrente più ultracattolica e complottista. Qui va di moda il monkeypox, il vaiolo delle scimmie, recentemente sulla cresta dell'onda e per il quale vi consiglio un video di Entropy for Life che vi linko qui in descrizione. Justin, il festival del Gay Pride di Gran Canaria a cui hanno partecipato 80.000 provenienti da tutta Europa, indagato come evento di super diffusione di monkeypox. Ora, come ho sempre fatto, non entrerò nel merito delle questioni sanitarie o biologiche perché non ho alcun titolo per cui parlare. Concentriamoci sull'aspetto sociale. AIDS Club. Si saranno inculati le scimmie, non sanno più che inventarsi sti dementi. Lui deve essere il copywriter di Pio e Amedeo. Che schifo. Andare contro natura è sempre distruttivo. Una bella bomba grossa lì in mezzo era quello che serviva per estirpare il male che c'è in mezzo a noi. In mezzo a noi c'eri anche tu lì, maialino. Guarda caso, nella cartina i paesi interessati sono sempre i soliti. Gran Bretagna, Europa, Stati Uniti e Australia. Guarda caso, l'alleanza dei rompicoglioni per eccellenza. Ormai solo un coglione non lo capisce. Per loro sarà sempre più difficile prendere per il culo la gente dopo la plateale pagliacciata degli ultimi 2 anni. Tutto torna. Ma finiamo la nostra carrellata con i gruppi antifemministi. Da Blanco a Tommaso Zorzi, anche gli uomini vogliono la borsa. A spasso con la Hit Bag a tracolla, agli eventi con la Clutch, una passione tutta femminile che contagia gli uomini. Conta solo il bel borsello. Uomini. Boh, se non si vuole tenere il denaro nei portafogli ci sono una serie di alternative. Ah già, dove si potrà mai tenere il lucida labbra anale se non nella borsetta di Gucci? Quelli che hai nominato, uno è un procio e l'altro è un artista progressoide che non avrebbe seguito se non integrassi la sua musica con una ben costruita presenza scenica. Utilizzano i personaggi dello spettacolo per fare propaganda femminista LGBT. Ma che? E tutti i finocchi stanno diventando? E poi non ho ragione io quando dico che è meglio Putin? Ultimamente ho una passione pure per il governatore della Florida, non ne parliamo. Frate, non vorrei dirtelo, ma mi sa che sei procio pure tu in questo caso. Sulla moda comunque mi pare di capire che siano proprio intransigenti, eh? Come fate a non volere che Putin ci invada, Dio santo? L'Occidente oramai è questo. Capisco la frustrazione, ma dobbiamo essere noi dall'interno a porre fine a questo scempio. Nessuno dall'esterno verrà a liberarci. Né Putin, che alla fine vuole solo gli interessi suoi e della sua nazione, né i fondamentalisti islamici che massimo ci lascerebbero scegliere tra scappare o morire, mentre le occidentali che tanto fanno le tonne forti, con noi si sottomettono a Rashid. Ci vorrebbero le purghe per sti metrosessuali. Madonna, frate, mi sembrano un po' estreme come soluzioni per tutacchi. Preferisci le ballerine? La cosa grave è che sono eterosessuali il più delle volte. Ci sono topi di fogna talmente grandi che a volte vengono confusi per nutrie. Ma non sono nutrie,
sono topi di fogna. Però sono poeti, va riconosciuto. La rifaccio meglio. Ci sono topi di fogna talmente grandi che a volte vengono confusi per nutrie. Ma non sono nutrie, sono topi di fogna. Bene, per oggi la prima parte finisce qui. Ci rivediamo tra una settimana con la seconda parte. Oggi abbiamo esplorato il multiverso dell'omofobia con tutti i principali gruppi in rete nei quali questo meraviglioso sport è diffuso. Settimana prossima invece entriamo nei gruppi anti-LGBT veri e propri. Iscrivetevi per non perdervela. Vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!